Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo tutorial dove spiegherò velocemente come si può risolvere un problema a cui possiamo incorrere alla forse prima apertura di una macchina Linux. Io ho installato qui su questa virtual machine, in particolare di VirtualBox, una Kali Linux nella versione Lite, che proprio perché nella versione Lite al primo avvio mi darà un piccolo problema riguardante la configurazione di rete, la scheda di rete. In pratica non verrà riconosciuta nessuna interfaccia di rete. Quindi a questo punto la macchina si sta avviando, vi mettiamo le nostre credenziali, la macchina si avvia e la prima operazione che farò sarà quella di aprire il terminale e digitare il comando ifconfig che ci permette di visualizzare l'interfaccia di rete sulla macchina, ma mi restituirà un errore. Come risolvere? Aggiorniamo innanzitutto il file source list con i repository appropriati per Kali Linux. Vi illustrerò in un tutorial successivo separatamente come fare a modificare il file source.list. E diamo il comando apt-get update per aggiornare le risorse del sistema operativo grazie al repository a cui puntiamo. Sono i repository ufficiali, i mirror ufficiali di Kali. Alla fine proverò a dare ifconfig da capo, ma chiaramente mi darà l'errore perché non ho installato nulla, ho solo aggiornato il sistema operativo. Dovrò installare il pacchetto NetTools con il comando che avete visto, apt-get install NetTools. Il pacchetto NetTools, non installato in questa versione di default, mi consentirà alla fine di poter chiaramente vedere quali sono le mie interfacce di rete e i relativi indirizzi IP e MAC address e tutte le informazioni relative alle schede. Ecco il comando ed ecco finalmente le mie schede di rete. Vi ringrazio e vi rimando ai miei prossimi tutorial. Iscrivetevi al canale, vi ricordo. Ciao a tutti.